L'Abbazia dei Santi Severo e Martirio è un po' il luogo simbolo di Orvieto riguardo al suo paesaggio. Di fronte ad Orvieto è un elemento fortissimo che denota sia la campagna sia la città stessa ed è piena di ricordi, di storia, di fonti d'architettura e di arte. L'eponimo deriva dai Santi Severo e Martirio che sono dei santi del periodo paleocristiano e addirittura sembra che la prima sede vescovile ad Orvieto sorgesse qui. I benedettini non si sa bene quando si insegnano, ma sicuramente nel VII o nell'VIII secolo. Ma la costruzione che vediamo, principalmente la chiesa e il campanile e poi tutta la parte abbaziale, risalgono a fasi che vanno dall'inizio del XII a tutto il XIII secolo. La parte iniziale, la parte primitiva dell'insediamento, almeno per quello che noi vediamo, è una chiesa a una navata unica divisa da archi diaframma, del quale oggi però manca la campata finale che inizialmente doveva essere ad abside tonda, come risulta da alcuni rilievi fatti alla fine dell'Ottocento da Adolfo Cozza. La torre dodecagola non è un caso unico, tra l'altro ad Orvieto vi è quella della chiesa di Sant'Andrea, che però molto restaurata alla fine dell'Ottocento presenta alcuni caratteri che oggi possiamo dire un po' sospetti, non si comprende bene se alcuni elementi siano davvero quelli originali o siano piuttosto copie degli elementi corrispondenti qui dell'abbadia. Altre torri dodecagone in Umbria che possiamo ricordare sono quelle del Duomo di Amelia, quelle dell'abbazia di Montecorona, che è questa benedettina, e anche altra abbazia benedettina di San Fidenzio Terenzio presso Massa Martana. Allora, la caratteristica principale della chiesa è il fatto di avere degli archi diaframma. Le volte che vediamo sono un'operazione compiuta alla metà del Cinquecento, però i capitelli d'imposta sono sicuramente di quel periodo. Addirittura c'è chi li ha datati a un periodo precedente, cioè a una fase precedente a quella romanica. Tra l'altro interessante è il capitello subito a sinistra dell'altare, nel quale c'è chi ha letto una data 1100. La cosa importante era che la chiesa aveva una dimensione più allungata e, come si vede bene anche dall'esterno, oltre l'ultimo arco diaframma vi era sicuramente un'altra campata. Un altro elemento caratteristico della chiesa è il pavimento cosmatesco, che anch'esso torna perfettamente con la datazione dell'inizio del XII secolo. Pavimenti di questo tipo sono a Roma in diverse chiese, tra l'altro citiamo Santa Croce in Gerusalemme perché è l'esempio che si avvicina di più. E altro esempio tipicamente benedettino è la cappella che si trova al di sopra dell'ingresso e che corrisponde ad un piano superiore all'atrio d'ingresso alla chiesa. L'atrio d'ingresso alla chiesa del XII secolo fu poi rivestita da una muratura che corrisponde alla fase successiva, quella del XIII secolo. Però è ben chiaro il suo elemento principale, cioè una piccola abside pensile che corrisponde appunto a una cappella superiore, che probabilmente era la cappella privata dell'abbate. Ora, cappella privata voleva dire che, come in certi Westwerk dell'architettura anche carolingia in Francia e in Germania, il re o l'abate in questo caso poteva assistere direttamente alle funzioni senza scendere a livello della chiesa stessa. Vi sono diversi esempi in Francia di palazzi abbaziali con cappella superiore all'atrio. E in Italia ne abbiamo sicuramente due, una che fa parte dell'ambito benedettino ed è quella della chiesa di San Clemente a Casauria e un'altra che è quella della chiesa del Santo Sepolcro di Barletta. Tra l'altro anche nella cappella di San Nicola dell'Episcopio di Pistoia vi è una situazione simile. Qui nella cappella superiore all'atrio, la base poteva appunto assistere direttamente in quanto l'arco qui tamponato era completamente aperto. D'altra parte l'abate poteva rimanere qui e poteva pregare direttamente nell'abside sopraelevata e probabilmente poteva anche abitare in quanto ci sono tracce di un antico camino. Absidi sopraelevate, qui a Orvieto ne abbiamo diversi esempi, nella chiesa di Santo Stefano e nella chiesa di Santa Mustiola, e fuori da Orvieto a San Bartolomeo a Morrano. Nel 1226, sotto Onorio III, ai benedettini, che erano stati qui sicuramente 300-400 anni, subentrano i premostratensi, sempre benedettini, però riformati da Roberto di Xanten, e qui ad Orvieto nel 1126 praticamente costruiscono tutto il resto dell'attuale abbazia. Noi non sappiamo come funzionava l'abbazia precedente, ma quella che i premostratensi iniziano a costruire appunto dopo il 1226 porta numerosi elementi architettonici di fondamentale importanza per la stessa storia architettonica della città di Orvieto. Prima di tutto qui ad Orvieto c'è un riferimento diretto alla casa madre di Premontre, in quanto tutto il complesso è organizzato su due cortili. Uno porticato con un portico con volte a botte cinghiate da costoloni al pian terreno, e un altro al quale fanno capo il cosiddetto palazzo abbaziale e l'atrio della chiesa precedente. Il lato più rappresentativo del nuovo insediamento dei premostratensi è quello che oggi viene chiamato palazzo abbaziale. In realtà sappiamo che solamente nel 400 l'abate iniziò a risiedervi, perché è costituito da una serie di elementi caratteristici dell'architettura non solo conventuale, ma proprio in generale dell'architettura italiana e francese. L'architettura francese sicuramente sono le bifore del piano superiore, inquadrate da una serie di cornici che si ripetono e che seguono il contorno esterno degli archi, e la cosa più interessante è l'uso della scultura decorativa fatta a scacchiera oppure a piccole piramidi o a triangoli, e che ritroviamo anche nella cornice sottostante. Tra l'altro era abbastanza facile, questa cornice poggia su una serie di archeggiature che sono, diciamo, forse un riferimento alla chiesa romanica, in quanto erano almeno 70-80 anni che non si usavano più questi tipi di archeggiature romaniche di tipo lombardo. L'elemento più importante sono i tre arconi di base che sono coperti a botte e ai quali corrisponde all'interno altrettante sale. Forse l'elemento di riferimento è il broletto, il palazzo comunale dell'Italia settentrionale, ma che poi ritroveremo anche ad Orvieto, per esempio il palazzo del Capitano del Popolo, dove inizialmente tutto il fronte inferiore era aperto in alto. Uno degli elementi più caratteristici della fase premostratense dell'abbazia è sicuramente questa sala che non è ben chiaro a cosa servisse, forse refettorio, forse sala capitolare. Una volta a botte a sesto acuto, cinghiata da costoloni, e al piano superiore vi era un altro vano, anch'esso coperto da arcate, di cui si vedono ancora bene le imposte, e sicuramente da un tetto. Un elemento importante di questa abbazia, almeno nella sistemazione dei premostratensi, è l'orientamento. Rispettando l'orientamento della chiesa precedente, il chiostro, o meglio i due chiostri, si sistemano sulla sinistra della chiesa. E questa è una caratteristica di qualche fondazione francese, per esempio cistercense, anche della Provenza come Senanc. Forse da una parte il problema derivava dal fatto che la situazione orografica alla destra della chiesa era piuttosto scoscesa, e dall'altra il problema derivava dalla possibilità di entrare nell'abbazia dalla strada che collegava Orvieto con Bagnoreggio. Tra l'altro l'abbazia in quel periodo aveva diverse proprietà, a Bagnoreggio, a Torre San Severo, che prende appunto il nome da questo insediamento, e dentro la città di Orvieto la chiesa di San Michele, Sant'Angelo posterula sarebbe, e la chiesa di Santa Lucia, che poi diventerà la chiesa di Sant'Agostino. Nella chiesa di Santa Lucia, ancora oggi, sul portale è chiara l'iscrizione PP, che sta per Patres Premostratenses.